Benissimo, allora siamo in diretta, mezz'ora di ritardo, questo ci permette però di affrontare, andare subito al dunque. E ci troviamo nella necessità di affrontare, di entrare subito nel merito della questione della rotta balcanica, dell'emergenza che si trovano a vivere le persone intrappolate in Bosnia in questo momento e ci chiediamo in maniera particolare qual è la nostra responsabilità e qual è soprattutto non solamente l'indignazione o solamente anche la preoccupazione che ci può essere da parte delle persone di buona volontà che si pongono il problema umanitario in prima battuta, ma soprattutto qual è la risposta di carattere politico e quella che praticamente risponde anche al senso di impotenza, al senso di incapacità di incidere sulla storia, sulle scelte che hanno a che vedere con l'Italia, con l'Europa. In questo momento abbiamo avuto la possibilità, e ringraziamo in maniera particolare Silvia Maraone dell'ONG dell'Ipsia ACLI, che è la realtà presente dal 97 proprio nel cantone della Bosnia, dove in questo momento si è creato ed era prevedibile che si creasse questo problema di concentramento di persone che sono lì bloccate in una situazione di forte disagio e di pericolo. Però, siccome non possiamo dare per scontato di cosa parliamo quando parliamo di rotta balcanica, chiederei a Silvia Marone di smutarsi e di poterci dare le coordinate di cosa stiamo parlando. Abbiamo la fortuna di trovarla con noi questa sera perché si trova qui anche in Italia più facilmente come collegamento, perché sta di ritorno a breve proprio in Bosnia. Grazie a Silvia Maraone. Prego. Grazie, grazie a tutti, buonasera. Sì, mi trovo per un periodo brevissimo in questi giorni in Italia, ma è come se purtroppo fossi ancora in Bosnia perché appunto continuano ad arrivare appelli e notizie dalla cittadina di Bihać, che è la fine, il collo di bottiglia, possiamo dire così, di questa rotta balcanica. La rotta balcanica, giusto per dare due dati, è una rotta di terra, è la terza rotta che porta all'Europa, quindi noi conosciamo in Italia la rotta del Mediterraneo centrale, rotta di mare, poi c'è la rotta del Mediterraneo occidentale, quindi quella che arriva sulla Spagna, ma ci sono appunto state, soprattutto nel 2015, centinaia di migliaia di persone che sono arrivate in Europa attraverso questa rotta balcanica, che è una rotta che si congiunge alla rotta di mare del Mediterraneo appunto orientale, quindi quel braccio tra la Turchia e appunto la Grecia che viene attraversato e da lì parte questa rotta di terra. È una rotta che è una rotta fantasma perché dopo appunto i fatti del 2015, quando quasi 1 milione di persone sono arrivate in Europa attraverso i Balcani, questa rotta è scomparsa perché secondo un accordo politico che è stato fatto da parte dell'Unione Europea con il governo turco, la gestione migratoria che proviene appunto dalla parte orientale, quindi stiamo parlando di persone che arrivano principalmente da paesi come la Siria, l'Iraq, l'Afghanistan e poi a seguire il Pakistan, l'Iran e quindi tutto il Medio Oriente e l'Asia centrale passavano appunto attraverso questa rotta con un accordo politico e fondamentalmente un accordo monetario e con delle promesse che non sono ancora state mantenute. La rotta nel marzo 2016 è stata ufficialmente dichiarata chiusa. Dichiarata chiusa solamente sulla carta perché sono state in tutti questi anni, quindi oramai quasi 5 anni ancora dall'accordo, decine di migliaia le persone che sono arrivate. Fino al 2019 la rotta balcanica è stata la rotta principale in uso per entrare in Europa, ma proprio perché è una rotta di terra che ha tante sottorotte, se ne parla con molta difficoltà. E la verità è che è appunto una rotta transitata da famiglie, perché sulla rotta balcanica, oltre appunto ai cosiddetti single men, che sono comunque la metà delle persone in transito, ci sono almeno il 50% di famiglie, sono famiglie numerose, ci sono tante famiglie che hanno tanti bambini, curdo-iracheni che hanno almeno 8 figli per famiglia, potete immaginare.
che le persone sono in viaggio da moltissimi anni. È una rotta in mano ai trafficanti, lo è da sempre, ed è una rotta che è appunto estremamente vitale. E un altro accenno importante che voglio fare riguarda anche il fatto che su questa rotta, oltre alle famiglie single men, ci sono anche moltissimi minori non accompagnati, per cui noi abbiamo avuto nei campi profughi che sono stati allestiti nella regione per accogliere le persone in transito anche ragazzi di 12 anni che viaggiano da soli. Quindi sicuramente è una rotta terribile, è una rotta in cui si muore, ma così come nel Mediterraneo non si sanno i numeri reali, non solo si affonda in acqua, ma si affonda anche nei fiumi dei Balcani e si finisce dispersi nei crepacci e nei boschi. È una rotta militarmente controllatissima, nel senso che appunto essendo una rotta che attraversa parecchi stati, tra un passaggio di frontiera e l'altro ci sono moltissimi controlli ed è una rotta che evolve. È una rotta che evolve perché mano a mano che aumentano i controlli sulle frontiere, prima è stata l'Ungheria, poi è stata appunto la Macedonia con la Grecia a sigillare i confini, poi c'è stata la Croazia che in particolare in questo momento sta facendo la parte del difensore d'Europa, ecco appunto mano a mano che i confini si sigillano e vengono militarizzati sempre di più, anche in questo caso attraverso finanziamenti elargiti dall'Unione Europea, ecco possiamo vedere come la rotta si è spostata. E nel 2018 in particolare si è spostata verso la Bosnia-Erzegovina, che è un paese che è già disastrato, nel senso che appunto un paese che ha visto la fine della guerra nel 1995, quindi 26 anni fa oramai, ma che non è mai in realtà risorto dalle ceneri appunto che hanno devastato questo luogo. È un paese diviso, è un paese in cui la politica non ha mai fatto delle evoluzioni, è un paese in mano dei corrotti ed è un paese nel quale la gestione dei migranti non è mai stata presa veramente in mano dallo Stato. Quindi ci siamo ritrovati ad avere delle sacche. Sono due fondamentalmente i luoghi geografici nei quali i migranti in questo momento si trovano in Bosnia-Erzegovina, che dal 2018 a oggi sono passate quasi 70.000 persone lungo solamente la Bosnia-Erzegovina. Sono stati allestiti dei campi profughi, due sono dei campi che si trovano nella regione di Sarajevo, un campo è un campo per single men che accoglie quasi 3.000 persone, la capacità ufficiale è di 2.000 e adesso ci sono 3.000 persone, e un campo per famiglie che si trova a Ušćevac, dove ci sono più di 1.500 persone. La maggior parte delle persone però si trova appunto nel collo di Bottiglia, che è il confine nord-occidentale del paese, quindi siamo a 300 km da Trieste, è una strada che io faccio in macchina in 3 ore e mezzo e che i migranti fanno a piedi in circa 14 giorni. E nella zona tra Biaç e Velika Kladuša erano stati allestiti 5 campi profughi. In questi giorni voi avrete sentito probabilmente sui giornali, sui media e sui notiziari anche italiani e non solo, anche in altre parti d'Europa si parla nuovamente di rotta balcanica perché in Bosnia-Erzegovina, 2 giorni prima di Natale, l'ultimo dei campi per single men che era rimasto nella regione di Biaç, il campo di Lipa, che era un campo di tende che era stato costruito per l'emergenza coronavirus, è stato chiuso ed è stato poi incendiato. Il campo ha preso fuoco, questi campi, il campo di Lipa, così come gli altri campi, che sono appunto in totale 7, non sono gestiti dallo Stato bosniaco per l'incapacità dello Stato di gestire la migrazione, ma dall'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che si è trovata a dover gestire questa situazione a partire dalla primavera 2018. Il 23 dicembre il campo di Lipa, che ospitava quasi 1.500 persone, tutti uomini e anche dei minori non accompagnati, ha preso fuoco e da quel momento stiamo assistendo a quella che è una catastrofe umanitaria annunciata. Annunciata perché appunto IOM, quando ha preso in gestione il campo di tende di Lipa, aveva detto chiaramente che quel campo non era adatto all'inverno e gli inverni balcanici, vi assicuro, sanno essere particolarmente rigidi. Per cui era stato dato parola da parte del governo bosniaco che avrebbero fatto gli allacci per gli impianti elettrici e idrici, mentre questi allacci non sono mai arrivati, il che vuol dire che abbiamo visto che Lipa, mano a mano che arrivava l'inverno, si andava spegnendo, nel senso letterale della parola. La luce a Lipa veniva portata attraverso dei generatori e questi generatori con il freddo smettono di funzionare e l'acqua mano a mano si andava congelando, l'acqua veniva trasportata con i camion dalle cisterne. I bagni sono tutti esterni e appunto sono tutti
o fontanelle o container e appunto sono andati congelandosi, per cui la decisione di IOM di lasciare il campo è stata per forza necessaria. Il governo bosniaco però non ha trovato una soluzione alternativa, ma su invito dell'Unione Europea, e non solo dell'Unione Europea intesa come Bruxelles, ma anche del Consiglio Europeo con la commissaria per i diritti umani Dunja Mijatović, sono state fatte estreme pesanti richieste anche allo Stato bosniaco di riaprire uno dei campi che era stato chiuso nel settembre del 2020, che fino ad allora ospitava le persone, il campo di Bira, che è un campo già attrezzato che si trova a Bihać. Questo campo non è stato riaperto per l'opposizione della politica del governo locale, per cui il cantone di Unassana, che è una nostra regione potremmo dire, ha appunto questa funzione amministrativa, e per le decisioni del comune di Bihać di non riaprirlo. La popolazione locale ha cominciato a protestare tutti i giorni massicciamente davanti al campo di Bira per non ospitare appunto i migranti provenienti da Lipa. L'Unione Europea ha anche trovato alla fine un accordo, una decisione con il governo bosniaco, e quindi la decisione finale del governo bosniaco era di riaprire Bira e di far andare le 900 persone che ancora oggi sono accampate nei ruderi di quello che era questo campo, di poterle portare al campo di Bira, ma questa decisione non è stata ancora messa in atto perché appunto c'è una fortissima opposizione a livello locale. Per cui, per concludere, ci troviamo di fronte a uno scontro epico, mi viene da dire, tra Davide e Golia, in cui la piccola cittadina di Bihać, che ospita 20-30 mila persone, che è una cittadina che appunto non ha particolari numeri, non è un centro così grande, appunto si sta ribellando a quelle che sono le politiche centrali, e questa è la fotografia del paese, che è quello che vi dicevo quando appunto stavo parlando dell'incapacità e della difficoltà effettiva ed oggettiva che la Bosnia Erzegovina ancora ha. Quindi, a livello, proprio per darvi una fotografia e chiudere questo mio intervento, i migranti che in questo momento si trovano appunto nel campo di Lipa sono stati e sono ancora ostaggio di queste burocrazie, dormono per terra nel fango, piove o nevica alternativamente, per cui c'è fango o ghiaccio a seconda delle giornate. Il cibo viene loro portato dalla Croce Rossa di Bihać. C'è stato uno sciopero delle proteste che sono durati 4 giorni, ma che sono stati chiusi oggi. L'esercito bosniaco ha montato delle tende nelle quali i migranti ancora non sono andati a dormire, tra l'altro le tende sono vuote, sono anche lì sul fango, per cui non è una soluzione. L'acqua e la luce e i bagni mancano ancora. C'è solamente un negozietto di fronte all'ex campo di Lipa, in cui appunto il negoziante fa pagare le cose con dei prezzi folli. E quindi c'è una situazione di prostrazione totale, c'è molta confusione, sono arrivati tanti, troppi gruppi di attivisti e volontari disorganizzati, giornalisti, fotoreporter, che hanno sicuramente denunciato la situazione, ma che hanno anche portato molta confusione. Ci auguriamo e speriamo che in questi giorni, visto che molto probabilmente il campo di Bira effettivamente non riaprirà, si riesca ad attrezzare meglio quello che resta di questo campo e di poter garantire alle persone che sono accampate in questo scenario devastante almeno i servizi essenziali. Questo è quanto per ora, per darvi un quadro purtroppo drammatico della situazione, sapendo che poi queste persone in Bosnia non vogliono restare e che il transito, il cammino che li aspetta per arrivare poi negli altri paesi d'Europa è assolutamente ancora lungo, difficile e pericoloso, perché le violenze o il rischio di morte sono sicuramente molto molto alti. Grazie intanto. Grazie. Solo una nota per sapere, voi quanti siete di media e come fate a operare in queste condizioni? Noi siamo in pochi, noi siamo una piccola ONG italiana, appunto Ipsia Acli. Siamo sì in Bosnia dal 97, ci sono io, c'è una coordinatrice locale, la mia collega Asra, e abbiamo 3 ragazzi nello staff, e siamo in 5 quindi. Abbiamo a rotazione dei volontari, purtroppo con anche il discorso del coronavirus questo 2020 è stato un anno disgraziato anche in termini di possibilità di accogliere volontari e fare attività. Tra l'altro noi operiamo anche in uno dei campi per famiglie, che è il campo Sedra, perché appunto intorno a Bihać ci sono altri 2 campi che ospitano 800 persone circa, e quindi portiamo avanti le attività come riusciamo con le poche forze che abbiamo, però siamo molto determinati, ecco. Bene, questo lo possiamo constatare direttamente, grazie di questo contributo. Io penso che siamo tutti quanti consapevoli da questo primo contributo della situazione estremamente precaria che ci troviamo a vivere, ma soprattutto perché ci sono dei nodi irrisolti dal punto di vista politico. Per questo chiederei adesso
dottor Schiavone, Gianfranco Schiavone, dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che è autore anche, del, tra l'altro, recentemente parte del dossier sul diritto d'asilo elaborato dalla Fondazione Migrantes, al quale rimandiamo. Di solito le persone, quando sanno che c'è un volume grosso, comunque quando è scritto tanto, non legge nessuno, voglio dire, no? Per cui magari uno si impegna tantissimo e vorrebbe poi capire in 3 minuti di cosa stiamo parlando. Invece noi abbiamo l'obbligo di mettere in evidenza che c'è la complessità della situazione. La complessità della situazione non ci si può svegliare all'ultimo momento e pretendere di trovare soluzioni appunto improvvisate, scaricando i nostri problemi su altre popolazioni, su altre nazioni, o comunque ignorando che ci sono questi nodi irrisolti in un'area dove c'è stata una guerra e dove ci sono le conseguenze di una guerra. Quindi capire meglio, e quindi chiederei il suo contributo. Grazie. Bene, grazie. Intanto, per forse invogliare alla lettura del famoso volumone, posso dire uno che è gratis, perché si scarica liberamente, e secondo che si può leggere a pezzi, perché il volume è un volume complesso, per l'appunto che parla del sistema d'asilo in Italia con un'ottica però europea, e quindi c'è una parte di approfondimento sulla rotta balcanica che uno può leggere, una cinquantina di pagine, quindi diciamo accettabile. In particolare il capitolo che ho cercato di curare io però riguarda la situazione un po' di tutti i paesi dell'area, e poi soprattutto del coinvolgimento della Croazia, della Slovenia e dell'Italia, purtroppo, no? In questa vicenda. Allora, come ha descritto molto bene Silvia, noi non siamo di fronte, no? a una situazione drammatica derivante né da un fenomeno improvviso né da numeri ingestibili. Il fenomeno non è improvviso e i numeri sono complessivamente modesti. La Bosnia è un paese difficile, ma non siamo in un'area, diciamo, lontana, siamo in piena Europa, non siamo in un'area irraggiungibile, non siamo in un posto nella quale appunto si consumano di solito, per così dire, no? questi eventi. Questa situazione ci deve far pensare, perché come ha già detto Silvia, questa è una crisi annunciata, è una crisi di non gestione in questi anni. Ricordo che esattamente un anno fa, poco più di un anno fa, l'8 dicembre del 2019, si consumava l'ultimo atto dell'altra vicenda, no? Che ormai ci sembra lontana e dimenticata, cioè il campo di Vučak vicino a Biac. Che cos'era il campo di Vučak? Era una tendopoli del tutto autogestita, ma favorita dalle autorità che l'avevano, diciamo, favorita per l'installazione, avevano parlato anche alcuni minimi servizi. Era una discarica a 10 km in questo caso da Biac sul sentiero che va verso le montagne, e quindi anche verso poi la zona dove i migranti passano già del confine con la Croazia, dove le persone venivano, e io le ho visto con i miei occhi, la polizia fare rastrellamenti nella città di Biac e scaricare, no? Nella discarica di Vučak, uomini, donne, bambini, c'era di tutto. Quindi questa era la situazione in Bosnia un anno fa, non ce lo dobbiamo dimenticare. Quando Silvia parlava di riaprire il Bira, qualcuno forse che non lo sa immagina che sia un luogo, no? Così in qualche modo accettabile. Il Bira è una fabbrica dismessa, mi pare frigoriferi, non mi ricordo bene se c'è, se erano di frigoriferi, sì, beh, Sicilia. Un immenso hangar, come dire, che è un girone dell'orrore, anche quando era aperto, no? Oggi appare una soluzione, ma questa non era già anche gestito dall'OIM al di sotto degli standard minimi. Una delle cose che spesso non si capiscono in Bosnia è cos'è un posto gestito e cosa non lo è. Tanto vicini sono gli standard, cioè tutto è accampamento, tutto è degrado, no? Tranne piccole eccezioni naturalmente. Perché la Bosnia, e però qui c'è una responsabilità dell'Unione Europea gravissima, non ha minimamente sostenuto questo paese nel fare un programma di accoglienza effettivo e di protezione dei rifugiati. Ha pagato il paese perché le persone venissero tenute fuori dai propri confini, così come ha pagato la Libia, questo è il punto. Così come paghiamo la Turchia per numeri esorbitanti, o 4 milioni di persone, ma ripetiamo oggi in Bosnia la medesima logica, solo che ci avviciniamo sempre di più ai nostri confini, però purché siano fuori dall'Unione Europea, siamo disposti a dare somme molto elevate, perché io altre delle cose che voglio dire con molta chiarezza, poi
Cosa sarebbe interessante, lo volevo anche dire a Pietro, che sarebbe interessante fare una, proprio in questi giorni, una breve ricostruzione di questa cosa. Se noi, probabilmente, se noi andassimo a vedere i fondi assegnati alla Bosnia, sia nella scorsa legislatura del Parlamento europeo, della legislatura europea, sia in quella attuale, e mettiamo tutto assieme, parliamo di somme ingenti, che in proporzione al numero di persone realmente assistite in Bosnia, fanno sì che probabilmente non solo le condizioni non dovevano essere queste, ma dovevano essere condizioni, ripeto, ben altre. Non so, non vorrei che scoprissimo che avremmo potuto, diciamo, mantenere veramente in albergo, no? I migranti, ma non ci andiamo molto lontano. Non ci andiamo molto lontano perché, per l'appunto, diamo soldi perché le persone, non per costruire sistemi di protezione, ma per bloccare le persone. Questo è tutto quello che noi sappiamo e vogliamo fare. E questo si vede, quindi, la questione del perché la Bosnia sprofonda in questo modo, perché non c'è un piano di reinsediamento verso l'Europa e non ci pensiamo minimamente di farlo, perché ci sono i respingimenti violenti dalla Croazia, perché ci sono da maggio 2020 i respingimenti dall'Italia. Penso che chi ci ascolta, molti almeno, avranno visto la grossa inchiesta pubblicata oggi su Repubblica e le tre inchieste pubblicate su Avvenire nelle settimane scorse, no? Allora, questi fenomeni sono collegati. Quando parliamo della violenza sui confini, del confine croato-bosniaco, quando parliamo, come dire, delle torture, delle violenze efferate, ci sono testimonianze ormai documentatissime da 3 anni, della polizia e dell'esercito croato verso i migranti, non parliamo di fatti accidentali, parliamo di fatti strutturali che devono essere letti nella medesima luce con cui oggi leggiamo la vicenda di Lipa, con cui l'abbiamo letto gli anni scorsi, quella di Vucic, che è quella della mancanza di un sistema. E quando leggiamo che l'Italia, la Slovenia già prima, e adesso l'Italia, respinge lì, anche oggi, cioè io non so se oggi è arrivato qualcuno alla frontiera triestina, ma se è arrivato è stato respinto, rimandato, no, nel fango e nella neve in Bosnia, e poi diciamo che diamo i soldi però alla Bosnia, e improvvisamente l'Italia ha detto che dà nuovi contributi per l'emergenza umanitaria, ma ai suoi confini respinge chi vuole presentare domanda d'asilo, ma gli viene impedito di fare, perché questo è quello che avviene e che descrivo con attenzione in questa pubblicazione. Lo descrivo dal punto di vista giuridico, ma, come dire, con parole molto semplici, perché l'Italia, attenzione, ha ammesso le pratiche illegali. Il 24 di luglio di quest'anno, in una situazione di cui nessuno si è accorto, ma che non ha precedenti nella storia della Repubblica, il governo italiano si è presentato nell'aula del Parlamento italiano, e parliamo di questo governo e non parliamo di governi, come dire, potete immaginare a chi mi riferisco, no? Precedenti. Di questo governo, per quanto, diciamo, instabile, problematico, come dire, fatto, diciamo così, un coacervo, no? Magari non molto, come dire, lineare, ma parliamo di questo governo moderato, chiamiamolo così. Ebbene, questo governo si è presentato in aula e ha detto: sì, io respingo i richiedenti asilo. Lo ha detto, lo ha scritto. Cioè ha scritto una cosa che non si può dire, che non si può scrivere, che non si può neppure immaginare. Come ho detto spesso a alcuni giornalisti, come dire, se fossimo in un processo penale, l'imputato ha semplicemente confessato in aula, appunto nel senso numero dell'aula in questo caso, no? Eppure non è successo nulla, non è successo nulla. 6 mesi dopo alcuni giornali hanno cominciato a parlarne con difficoltà, ma le riammissioni si possono fare, beh, dei migranti, dei richiedenti asilo, c'è l'accordo di riammissione. Che cos'è l'accordo di riammissione? Spieghiamo che l'accordo di riammissione non è niente, non è perché non è neanche una legge, è un accordo operativo che sottostà alle normative di diritto interno e di diritto dell'Unione Europea, che sono totalmente violate. Il regolamento Dublino è cancellato, ma non nel senso positivo del termine, l'abbiamo superato perché non funziona, l'abbiamo cancellato nel senso che non lo applichiamo più. Non prendiamo le domande d'asilo, non, la stessa cosa lo fa la Slovenia, la stessa cosa la fa la Croazia, e tutti e tre in un sodalizio, che non, insomma, non so come definire, ma capitemi, no? Diciamo non legale, mettiamolo così, rimandiamo le persone in Bosnia lì,
nello stesso posto a cui mandiamo soldi sperando che nessuno se ne accorga e sperando che magari questa piccola buriana, insomma, del campo di Lipa passi. Questo è purtroppo il quadro. Devo dire, sono abituato a occuparmi di queste cose, lo faccio da 30 anni praticamente ormai, purtroppo. Non posso dire di essere di primo pelo, però vi assicuro che una vicenda come quella, come dire, della rotta balcanica ed è una vicenda delle responsabilità che oggi, tra l'altro, il nostro paese, io vado spesso e voglio parlare spesso della vicenda italiana, perché chiaramente siamo cittadini di questa Repubblica, dobbiamo pretendere l'applicazione della Costituzione, innanzitutto dell'articolo 10 sul diritto d'asilo e poi delle normative. Beh, io non ho mai visto calpestare le normative in una maniera così palese, così sfacciata, come quella che ho visto fare con i miei occhi, e poi la documentazione, ripeto, è sterminata ormai, le prove, ripeto, ci sono, a parte che l'imputato ha confessato, no? Come ho detto con una battuta in aula, per l'appunto, ma non ho mai visto una situazione di questo tipo, che vuol dire che il livello di violenza si è alzato anche da noi, e si è alzato in maniera inquietante. Quindi quando parliamo di tutto questo, ripeto, cerchiamo di collegarlo, no? Perché non sono... cioè sono fatti separati con responsabilità distinte, perché è chiaro che non si deve fare di tutto l'erba un fascio. Però attenzione, dobbiamo sapere collegare questi eventi, leggerli in un'unica strategia o mancanza di strategia, o dove c'è, per l'appunto, ripeto, una strategia. Oggi aggiungo solo questo, poi scusate la lunghezza, ripeto, forse mi sono spiegato, vorrei essere molto chiaro, al richiedente asilo che cerca di presentare la propria domanda all'interno dell'Unione Europea viene impedito. Questo è il punto. Viene impedito, come è spiegato nell'articolo dell'inchiesta di Repubblica di oggi, viene impedito, vengono attuati respingimenti, ripeto, illegali, e poiché sono illegali, sapete cosa si fa? E qua la chiudo, è molto semplice, non si lascia traccia scritta. Questo è il punto. Nessuna delle persone nessuno dei rifugiati respinti ha avuto un provvedimento, dove per provvedimento si intende quello che tecnicamente si intende un provvedimento, cioè un atto della pubblica amministrazione motivato in fatto ed in diritto e notificato all'interessato, dove scrivi quello che vuoi, scrivi pure che fai che applichi l'accordo di riammissione del 1996, una straordinaria sciocchezza. Ma siccome non è vero, siccome non posso scriverlo, e nessuna firma vuole comparire su un documento di questo tipo, semplicemente non lo scrivo. E quindi cosa faccio? Prendo quella persona come se fosse un oggetto, siamo nel 2020 nell'Unione Europea, e lo trasporto con un'operazione di polizia e lo consegno a un altro Stato. Questo lo prende, lo trasporta e lo consegna a un altro Stato ancora, e infine, l'ultimo di questa catena, la Croazia, lo rimanda in Bosnia con le stesse modalità, anzi peggiorate, perché come Silvia conferma, le più efferate violenze sono date in uscita per rifar rientrare le persone in Bosnia. Questo si consuma nel territorio dell'Unione Europea nell'anno 20 e adesso 21. Quindi sono affermazioni molto, molto precise, puntuali e anche molto pesanti, no? Con gravi responsabilità che lei... E tra l'altro è uno degli esperti ascoltato dal Parlamento Europeo relativamente alla riforma dell'accordo di Dublino, mi pare. La scorsa legislatura, sì. La scorsa legislatura, anche e soprattutto per quanto riguarda le diverse posizioni tra il Parlamento e le altre istituzioni. Però, stando sul fronte orientale, parliamo anche di campi d'accoglienza, ci sono strutture d'accoglienza, no? sul nostro fronte orientale, ci sono persone che vengono accolte. Sì, una parte delle persone vengono accolte, non tutte vengono respinte, ma è una, come ha detto bene un testimone, 50-50 la lotteria. Non c'è una ratio giuridica, a parte i minori non accompagnati e situazioni palesemente vulnerabili o malate, ma dopodiché a seconda di dove si trova la persona, a seconda della fortuna che ha, del giorno in cui capita, dell'orario in cui capita, può appunto, come è avvenuto nella testimonianza che oggi si legge su Repubblica, una volta essere respinto, una volta essere accolto. E la medesima persona, nella medesima condizione giuridica, è sulla medesima tratta.
Quindi capite, è proprio il crollo della, no? È proprio il crollo dello Stato di diritto. Tra l'altro tutto questo, voglio dire, non giunge nuovo perché, come lei ha citato, anche adesso ha citato un'altra fonte di stampa, ma Avvenire, no? Con il giornale Espressione della Conferenza Episcopale, lei stesso ha fatto anche il suo approfondimento su quello che è uno strumento del pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, no? Per quanto riguarda l'immigrazione, per 3 domeniche di seguito, proprio nel mese di dicembre, ha messo in evidenza quello che è la vergogna, la strada dell'orrore della rotta balcanica. Quindi lo scandalo deve condurci non tanto a rimuovere lo sguardo, ma ad affrontarlo, a capire le ragioni, a capire come risolverlo e come affrontarlo. Quindi vorremmo poi chiedere altri interlocutori, no? Perché questo è un primo momento, quindi ringraziamo la disponibilità, vorremmo avere altri interlocutori con cui porre le domande in maniera corretta, perché sappiamo che ci troviamo anche di fronte ad un'opinione pubblica che è stata, voglio dire, anche alimentata dal senso del timore, della paura dell'invasione, di un grande fenomeno di cui non si riesce ad avere le dimensioni e la percezione e anche le conseguenze, no? Quindi questa è una situazione oggettiva di difficoltà che ci troviamo a vivere. Ascoltiamo adesso una testimonianza, anche il collegamento con la Germania, con Hermann e Ursula Dörfinghaus, che è importante per quanto riguarda proprio la presenza di una rete che esiste, che è quella del Movimento Politico per l'Unità, che è un movimento che è espressione del Movimento dei Focolari, come istanza di fraternità e di costruzione dell'unità, no? Quindi proprio che sta nel cuore del progetto europeo e comunque ha una dimensione di carattere mondiale. Quindi vi invito a intervenire, a dirci qualcosa della loro esperienza e dei loro collegamenti con qualcosa che sembra lontano. Prego. Buonasera, grazie. Sempre si sente questa situazione terribile, inumana, si chiede cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare. E noi vogliamo raccontare un po' un esempio di un'organizzazione piccola, si chiama SOS Biatch. Cosa fanno loro? L'inizio era con un giornalista della Germania che voleva vedere la situazione in Bosnia e fare una relazione nelle medie. Era così scioccato che stava per un lungo periodo. E anche lui ha visto questo campo presso una discarica. E lì 2 persone si sono incontrati. Lui ed un bosniaco con nome Zlatan. Zlatan è stato una delle prime vittime di guerra rispetto ai serbi nel 92 e ha perso una gamba. Loro hanno lottato e si sono impegnati con tante forze per cambiare la situazione su questo campo. E dopo 175 giorni il campo sulla discarica era stato chiuso. Loro 2 hanno dato aiuto ai rifugiati nel campo e hanno deciso di lavorare insieme. Hanno fondato SOS Biatch perché solo come organizzazione dovevano aiutare, altrimenti la polizia ha proibito di aiutare. Adesso SOS Biatch è riconosciuto. Il riconoscimento significa che possono fare ciò che nessun altro è autorizzato a fare, senza essere molestati dalla polizia e dalla polizia di frontiera. Seguire le rotte dei rifugiati lungo il confine esterno dell'Unione Europea e aiutare le persone. Questa è una vera svolta per loro. Niente più problemi con la polizia. Questo adesso tutto è possibile. SOS Biatch si prende cura anche delle famiglie bosniache impoverite, della casa per bambini, recentemente di un'altra struttura per bambini a Prigedone, la cosiddetta Repubblica Srpska. Dall'estate 2019 collaborano anche con una cosiddetta rete per l'aiuto umano e il lavoro di pace interculturale di Aquisgrana in Germania, che lavora per Bosnia dalla guerra 1993. Loro raccogliono tanti soldi, comprano per esempio 2 auto, 2 macchine,
donano scarpe e altre cose. Ci sono amici e sponsori adesso in 4 città di Germania. Adesso SOSBH è riconosciuto anche al OIM, Organizzazione Internazionale per la Migrazione, come Ursula ha detto. Ma coronavirus e a causa di questo e anche per ragioni politiche sul posto non c'è più alcuna organizzazione umanitaria europea. Anche Dirk Planert doveva ritornare in Germania, anche per i suoi bambini. Rimane in Bosnia con Zlatan Kovacevic, cofondatore di SOS Bihać. Lui, normale, vive ancora a Bihać e sostiene i rifugiati là dove può. Lui e altri 20 volontari vanno in giro per le foreste e le montagne alla ricerca di rifugiati a cui offrono il loro aiuto. Forniscono alle persone scarpe, vestiti, cibo e torce elettrico, tutto cosa è necessario. Il loro programma. La priorità assoluta è la distribuzione del cibo nelle case in rovina, nelle tende e nei luoghi con persone non servite nel bosco. 3 paramedici, un medico e alcuni soccorritori del team SOS Bihać forniscono assistenza medica anche durante la notte. Aiutano con il cibo, tra le altre cose, ai pensionati locali e bisognosi che attualmente hanno paura di scendere in piazza a causa del virus. Loro distribuiscono anche vestiti e scarpe ai rifugiati. Organizzazioni come la rete dell'Aquiscrana raccolgono donazioni per Bihać. I colleghi di Aquiscrana hanno anche acquistato per SOS Bihać un minibus che può trasportare i feriti. È appena arrivata una videocamera per registrare tutto perché la stampa non è più al via. Il capo dell'organizzazione umanitaria SOS Bihać, Zlatan Kovacic, scrive: con l'aiuto della rete di Aquiscrana, fino adesso abbiamo cercato di superare l'inverno e abbiamo dato da mangiare almeno da 200 a 500 persone ogni giorno, fornito loro cure mediche e, se necessario, distribuito vestiti e scarpe. Ma solo una goccia nel mare. Quanti soldi l'Unione Europea ha trasferito al OIM in Bosnia e al governo di Sarajevo, mentre per Bihać non era sufficiente. Loro, SOS Bihać, chiedono alla Commissione Europea e al Commissario Europeo, congiuntamente responsabile, la fine immediata della violenza e della tortura sistematica e organizzata contro i rifugiati da parte della polizia di frontiera croata. Supporto finanziario immediato dalla città di Bihać e dal cantone Unasana per la cura e l'alloggio dei rifugiati. La missione di rifugiati almeno particolarmente vulnerabili nell'Unione Europea e la loro distribuzione nei diversi stati dell'Unione Europea in cui vengono rispettati i diritti umani. Anche in Germania c'è questa discussione. Cosa fare? È uno dei candidati per essere il capo della partita CDU, Cristiani Democratici, ha detto no, 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 non facciamo niente, perché non sono... Apriamogli la porta. No, perché non è possibile di aprire la porta, aprire le frontiere. E loro chiedono anche supporto finanziario immediato per il lavoro umanitario di SOS Bihać. Un'altra cosa della Germania, abbiamo saputo dal nostro sacerdote del movimento che ha già lavorato e aiutato nella Bosnia 25 anni fa. Lui ha fondato una rete internazionale con giovani per la pace, cosiddetto Go for Peace, e loro aiutano ancora sempre.
Lui dice, ci sono anche un buon numero di rifugiati a Sarajevo, soprattutto donne e bambini. La Caritas è molto attiva e anche il nostro centro Johannes Paul II Jewish Center lavora lì, anche fondato da questo sacerdote. Papa Francesco ha messo a disposizione 50.000 euro per questo e i soldi sono per impegnati professionisti e lavoratori part-time per prendere cura dei bambini. E questo lo fanno tutti i giorni per 8 ore. E poi noi abbiamo distribuito questo appello per raccogliere le firme, abbiamo tradotto il testo in tedesco e poi mandato a tantissime persone e loro continuano. E dal nostro amico parlamentario regionale abbiamo saputo c'è un'azione di parlamentari regionali e nazionali insieme al ministro degli interni, Seehofer, di agire e di muoversi. Anche il ministro degli affari esteri è coinvolto, ma non sappiamo cosa vuol dire. E anche ai parlamentari europei con cui siamo in contatto abbiamo scritto e abbiamo dato le informazioni di questo appello. Dopodomani sarà una vigilia per la pace, specialmente per la situazione in Bosnia che facciamo sempre nella nostra città. Abbiamo anche contattato Dirk Planert, questo fondatore di SOS Bihać con Zlatan, e abbiamo parlato con lui e lui è molto contento e ringraziava per la nostra azione e anche per questa pubblicazione adesso e ci ha incoraggiati di andare avanti a fare pressione sui politici. Grazie. Grazie. Grazie a voi, anche perché voglio dire, parlate il nostro idioma italiano, voglio dire, grazie a questa rete focolarina. Ma così velocemente come voi. Per noi sarebbe proprio impossibile, no? Quindi grazie. Magari ci ripetiamo, intercettiamo alcune cose, possiamo intuire, però è il segno di una società civile che non si arrende, che quindi cerca di trovare una soluzione, che prima di tutto cerca di aiutare, no? In tutti i modi, e quindi magari veniamo a conoscenza di diverse realtà. Poi alla fine si arriva sempre alla richiesta politica. Tra l'altro stiamo trattando un tema così delicato, così voglio dire sensibile, per cui siamo stati attaccati anche sul sito, dalla pagina Facebook, ci sono tanti commenti, tanti attacchi anche che insomma bisogna stare attenti anche a rispondere o altro, quindi stiamo cercando di rimuoverli. E, allo stesso modo, voglio dire, poi alla fine si dice cosa possiamo fare politicamente, no? E quindi c'è un coraggio significativo che noi riconosciamo nel dottor, perché il dottore in questo caso definisce in Pietro Bartolo il famoso medico di Lampedusa, punto di riferimento, no? Delle porte d'Europa, punto di riferimento dell'umanità, non è essere umanitari, ma riconoscere la nostra comune umanità, no? Che è ferita, che è messa in pericolo, non solo dell'Europa, voglio dire, come progetto di pace nel mondo, meno così come è stata presentata, come è stata ideata, ma proprio il fatto della nostra umanità di fronte a un fenomeno del genere, di fronte a quello che sta accadendo. Quindi l'onorevole parlamentare europeo Bartolo è stato il primo firmatario di un documento che non è affatto generico, ma che entra molto nel merito, e quindi lo inviterei a spiegare le ragioni e quali sono le prospettive di un impegno di questo genere. Sì, intanto volevo salutare tutti, ringraziare per questa opportunità ovviamente, quindi ringrazio Carlo, Simone, ma ringrazio un po' tutti, anche quelli che ci stanno ascoltando. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare, devo dire, a chi opera in quella rotta balcanica, Silvia, per tutto quello che fa, che sia con pochi mezzi e con le difficoltà che ci sono in questo momento. Per cui veramente un grazie veramente di cuore a tutti. Certamente ringrazio anche per questa possibilità che mi avete offerto, insomma, per cercare di darvi una mia valutazione su una vicenda così, così drammatica, così delicata e devo dire anche dolorosamente dimenticata, qual è la condizione dei migranti della cosiddetta questa rotta balcanica. Nei giorni scorsi
a fine anno, qualche giorno fa, abbiamo preso l'iniziativa insieme con il mio amico Erasmo Palazzotto, un deputato italiano, in un appello che è stato sottoscritto da numerose personalità, espressioni del mondo politico, ma anche della società civile, perché si provi ad alleviare le sofferenze di centinaia di persone bloccate, come si è detto, nella neve, in uno scenario di disperazione, come ci è stato raccontato, come ci è stato parecchie volte inviano anche dei video, delle foto, una cosa veramente incredibile, un scenario di disperazione infinita. Io sono perfettamente consapevole che gli appelli, ho fatto un appello, insomma, non risolvono i problemi. A volte aiutano, ma di certo non ce la fanno ad abbattere quel muro, il muro di indifferenza, e ad inchiodare alle loro responsabilità le autorità politiche e di governo responsabile di una, devo dire, inazione, ma soprattutto di cattive azioni, di pratiche illegali, disumane, come diceva il mio amico Gianfranco Schiavone, lui conosce bene la vicenda, ne abbiamo parlato anche altre volte. In questo caso ritengo che vada presa di petto la vicenda. Molti di voi hanno descritto una situazione inaccettabile, abbiamo sentito le testimonianze che sono state raccolte da molto tempo. A questa parte ci dicono che esiste dentro l'Unione Europea una violazione reiterata e inaccettabile di alcuni principi fondamentali che riguardano la sfera dei diritti umani. Si tratta di violazioni che sono in capo ad alcuni stati membri, come la Croazia, la Slovenia e anche l'Italia. Bene ha detto Gianfranco. Non dobbiamo avere remore nel denunciare questa realtà documentata da numerose associazioni ed organizzazioni che operano sul territorio. Cosa sta avvenendo, infatti, da troppo tempo su quel versante? Le carte parlano chiaro. Sulla base di accordi intergovernativi che a volte risalgono a oltre un quarto di secolo, nel 1996, diceva Gianfranco, ne abbiamo discusso, e sulla base anche di Dublino 3, Dublino quello che abbiamo per ora in atto, che non viene implementato, che non funziona, che è un fallimento totale, lo abbiamo dimostrato, si mettono in campo pratiche di respingimento che sono vietate dalle leggi internazionali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quel che accade è veramente intollerabile. C'è l'aspetto delle violenze fisiche, morali, ad opera di addestratissime forze di polizia di frontiera, ma c'è anche la messa in azione di un preciso piano. Da una parte la condizione intollerabile dei migranti, queste persone, donne, uomini, trattenuti in quei campi immondi, quasi inumani, della Bosnia, e dall'altra l'applicazione di questo pushback a catena, un'operazione che tocca anche l'Italia, che tocca anche l'Italia al suo confine con la Slovenia. Qui succede che il respingimento segue la linea Italia, Slovenia, Croazia e successivamente, ecco ancora, anche verso la Bosnia Erzegovina. Il respingimento riporta praticamente il migrante, come diceva Gianfranco, il migrante proprio dal posto da dove è partito, nella speranza di arrivare in questa Europa, specialmente l'Europa del Nord. Noi sappiamo che nei primi 11 mesi dell'anno appena trascorso sono stati calcolati circa, mi pare, dovrebbe essere 23.000 persone, non li chiamo migranti, persone, alle frontiere europee dei Balcani occidentali, la maggior parte siriani, afghani. Ecco. Ci sono numerosi episodi che hanno svelato le pratiche illegali del respingimento, sia singolo che collettivo. Un'operazione che si svolge via terra, nella quale si è particolarmente distinta per brutalità, per cattiveria, la polizia croata, ma anche per via mare. Nel Mediterraneo orientale abbiamo visto quello che è successo. Non a caso, dopo ripetute denunce, come è avvenuto
di recente, in una delle ultime sedute della Commissione Libe, dove io sono vicepresidente del Parlamento Europeo, quindi della Commissione Libe, l'agenzia europea Frontex, messa sotto accusa nella persona del direttore esecutivo, ha dato vita a un gruppo di lavoro sulla gestione dei confini, in particolare sui diritti fondamentali e su alcuni aspetti legali delle operazioni. Il gruppo di lavoro ha dovuto prendere atto, per esempio, delle accuse sui respingimenti nel Mediterraneo orientale. Questo gruppo dovrebbe fare un rapporto prossimamente, un rapporto verso il 20-21 di gennaio. Nel frattempo Frontex, insieme comunque agli altri Stati membri, risulta che stia operativamente pensando a come intensificare la sorveglianza marittima e aerea anche nel Mediterraneo ed è alla ricerca di migliori soluzioni industriali, aprendo una vera e propria gara, si farà il 26-27 gennaio, per acquisire disponibilità e le informazioni più attuali su piattaforme e strumentazioni sofisticate. Sarebbe interessante, questo lo chiederò, sarebbe interessante sapere se questo ammodernamento tecnologico suggerito da Frontex riguarda anche le operazioni di soccorso e salvataggio dei migranti. Ne chiederemo conto a Frontex e al suo discusso direttore Fabrice Leggeri, del quale il mio gruppo parlamentare ha chiesto già le dimissioni, anch'io personalmente. Quindi davanti a noi abbiamo un quadro molto preoccupante. Temiamo che la capacità di resistenza di queste persone lasciate al freddo e al gelo veramente possa finire, povera gente. Ogni giorno che passa è un giorno tragico. Pertanto è necessaria un'iniziativa urgente su vari fronti. Ho visto che il ministro degli esteri italiano, Di Maio, ha scritto un'accorata lettera al giornale La Stampa sulla drammatica situazione dei migranti. Certo, una lettera non basta. Il ministro dice: abbiamo chiesto alla Commissione dell'Unione Europea di attivarsi per alleviare le sofferenze delle persone coinvolte. È impensabile che degli esseri umani in questo inverno gelido siano obbligati al dolore, alla sopravvivenza. Non si può privare un uomo o una donna della sua dignità. Il ministro degli esteri ha esortato le autorità della Bosnia e Erzegovina, sottolineando che l'Unione Europea ha una responsabilità morale enorme e indicando i corridoi umanitari come strada da percorrere con la redistribuzione delle quote su tutti gli stati membri. Però il ministro, oltre alle dichiarazioni a un giornale, deve attivarsi. Lo può fare in via bilaterale, interpellando il governo di Sarajevo. Lo può e deve fare sollecitando, come gli stesso dice, l'Unione Europea. Per esempio, il 25 gennaio adesso è in calendario una riunione dei ministri degli esteri europei, presieduta dall'alto rappresentante Borrell. Anche lui nei giorni scorsi ha rilasciato delle forti dichiarazioni sul problema. E in quella sede il tema va sollevato e vanno indicate delle soluzioni, invitando la Commissione ad affrontare la questione non come un semplice fatto di routine. Vogliamo sperare che la presidenza di turno del Portogallo, che ha preso il testimone dalla Germania e che lo terrà fino al 30 giugno, possa prendersi cura del problema insieme alla Commissione. E per quanto riguarda il fronte politico italiano, bisognerebbe che Di Maio e la ministra dell'Interno, Lamorgese, si parlino, si incontrino, perché ci devono spiegare, per dirne una, come mai il Viminale, e Gianfranco lo sa, a metà dello scorso mese di maggio ha diramato delle disposizioni per accrescere la riammissione dei migranti in Slovenia, rafforzando di oltre 40 unità il contingente di polizia misurato verso quella linea di confine con un paese membro dell'Unione Europea. Di Maio e Lamorgese non possono non sapere che quelle decisioni
hanno di fatto riaperto il corridoio del respingimento. Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia. Insomma, la politica ha e come gli strumenti per intervenire. Innanzitutto per richiamare al rispetto dei diritti umani le autorità politiche di paesi membri dell'Unione e poi per risolvere una volta per tutte la questione dei campi profughi, una situazione intollerabile, che va denunciata senza sosta e senza paure, senza remore. Io, per quanto mi riguarda, qualità di eurodeputato, di vicepresidente della Commissione Libia, ho chiesto proprio l'altro ieri di discuterne, giorno 11, appena rientriamo in Commissione Libia, ma ho chiesto anche di mettere come punto all'ordine del giorno in Commissione, nella riunione che avremo giorno 13 al gruppo SND, per parlare di questo, e ho chiesto anche di poterne discutere anche nella prossima plenaria che avremo dopo la metà del mese di gennaio. Quindi di questa situazione ne dovremo discutere, dovremo fare in modo di intervenire quanto prima possibile, e non si interviene solamente, come ha detto qualcuno, vabbè, gli diamo i soldi, quindi si arrangiano loro. Non va, non è questa la soluzione. La soluzione è quella che qualcuno ha detto prima, quella di prendere queste persone, toglierle dalla morte certa, da quelle sofferenze, da quel degrado, da quel pericolo costante, e poterli ospitare in dei paesi che sicuramente ne abbiamo, sicuramente già molti paesi si sono offerti per ovviamente ospitarli, ma tantissimi veramente, ed è quella la soluzione. Intanto toglierli da quella situazione, da quell'inferno che sappiamo essere veramente terribile, e dopo magari poi, io non sono d'accordo ovviamente di riportarli a casa loro, ma assolutamente intanto la cosa prioritaria è quella di non farli morire, quella è la priorità. Per questo io sto lavorando e mi batterò per questo, vi chiederò pure aiuto, ma non è possibile che in Europa, la grande Europa, possano succedere queste cose. È veramente qualcosa di indegno, di inaccettabile, di disumano, e quindi io mi batterò perché l'Europa, perché il Parlamento possa, ecco, trovare o chiedere soluzioni alla Commissione e anche al Consiglio europeo. Grazie tante. E su questa proposta poi chiederei subito dopo il prossimo intervento a Silvia Marone il suo parere relativamente a queste proposte concrete che ci sono, vedendolo appunto io dal punto di vista di chi è che si trova ad operare sul luogo. Mario Bruno invece è presidente del livello internazionale del Movimento Politico per l'Unità ed è tra l'altro tra gli aderenti all'appello a cui si è fatto cenno, che entra molto nello specifico e quindi impegna anche ad un'azione concreta relativamente a quelli che sono i vertici istituzionali e le scelte che sono dettate da criteri di umanità, di un comune umanità, perché proprio il movimento politico si rivolge a ogni forza politica e vede al suo interno persone di diversa estrazione, di diversa cultura, che si ritrovano proprio nel principio di fraternità e quindi come tale, come legame, no, della nostra società e di quello che noi siamo. Quindi chiederei a lui, come italiano, voglio dire, come esperto amministratore italiano e come visione internazionale, qual è lo specifico, qual è l'impegno che si può portare avanti, secondo anche le indicazioni che ci ha detto adesso il deputato Bartolo. Prego Mario Bruno. Grazie caro Cefaloni, e un grazie a tutti, soprattutto per il lavoro che si fa concreto sul campo e anche con un'azione molto forte, l'abbiamo sentito adesso dalle vostre parole, da quelle di Pietro Bartolo. Io ho letto il rapporto, in modo particolare, parlo del rapporto Migrantes, ma in modo particolare quello che ha scritto Schiavone, devo dire anche con precisione, ma anche con la giusta durezza. La rotta balcanica è un sistema di violenza nel cuore dell'Europa, perché così è. E poi insomma, il lavoro di Silvia, delle Acri dal 97, è formidabile. L'abbiamo visto l'esperienza della Germania, di Aquisgrana. A me sembra questo. C'è un prerequisito, per noi molto chiaro, ma che deve essere praticato, vissuto, prima dell'appartenenza. Io direi anche prima
come dire, del proprio governo. C'è il consenso, come dire, che cosa muove l'azione? Che cosa ha mosso magari anche lo scorso anno l'indirizzo che è stato dato, per esempio anche in materia di respingimenti, di riammissioni, che cosa ha mosso? Può essere il consenso? Può essere la paura, come dire, che alcune politiche, magari che in qualche modo sono di chiusura anche dei confini, possano avere appeal ancora nel popolo, nei cittadini, e in qualche modo, insomma, si tenta con politiche che, secondo me, insomma, che non sono lungimiranti, limitare maldestramente chi è anche dall'altra parte politica. Insomma, i diritti umani vengono prima dell'appartenenza. Articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti. Essi devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fraternità, di fratellanza. Ma lo dice il preambolo della dichiarazione stessa. La dignità umana costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo. Ma se andiamo nell'Unione Europea, articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, la dignità umana è inviolabile, essa deve essere rispettata e tutelata. Sono enunciazioni di principio? Oppure valgono nella politica, che vuol dire anche, come dire, governo delle decisioni, e per esempio governo dei processi migratori? Oppure sfugge questo alla, come dire, alla concezione stessa della politica che governa? Rispondendo alla nostra lettera, la Presidente von der Leyen nel luglio scorso ci diceva, e noi abbiamo apprezzato molto: vogliamo un'Europa dove non ci siano 27 piccoli cuori, ma un solo grande cuore. Ecco, come si declina questa enunciazione importante nelle decisioni che poi vengono prese nei singoli stati? È stata una lettera importante, gli abbiamo chiesto un impegno straordinario in questo tempo di Covid, e lei ha risposto cercando anche di chiarirci qual è l'azione dell'Europa, non soltanto tra i Paesi membri, no? Dalla dichiarazione di Schuman in poi, l'Europa non si forma soltanto per se stessa, per non crearsi guerra tra gli Stati membri, ma per gli altri, e per esempio ci ha detto qual è il suo impegno per l'Africa. Ecco, mi chiedo, un paese non nell'Unione Europea, la Bosnia per esempio, la Bosnia-Herzegovina, ecco, che spazio l'Europa, l'Unione Europea dedica ai confini? Certamente nell'Europa, o l'Unione Europea, come dire, prende dentro tutta l'Europa o semplicemente i confini geografici e politici? Ecco, mi sembra che in questo impegno, che adesso arriverò anche a che fare, che in questo impegno nel raggiungimento del bene comune, che non è un concetto astratto, un concetto concreto che sente, come diceva Pietro Bartolo, come detto voi, quel grido di quelle persone al freddo, lasciate a volte, insomma, in questi giorni, insomma, dopo il 23 dicembre, dopo l'incendio, magari nude, e quindi senza nessun rispetto di nessun tipo, una vergogna. Persone che magari arrivano dall'Iraq, dalla Siria, dall'Afghanistan, e in qualche modo io credo che ci sia anche al nostro interno, anche nella nostra Europa, qualche responsabilità su quello che è avvenuto in quelle terre, no? Su ciò che abbiamo combinato in quelle terre anche recentemente, e forse anche il motivo di questa fuga. Ecco, la risposta non sta nella chiusura, sta innanzitutto nel sostenere l'impegno di chi già vi opera, come la Lipsia ACLI, come tanti interventi che già ci sono, la collaborazione con la Caritas, gli interventi psicosociali importanti che vengono fatti. Sta nel lavoro anche di lettura attento, di studio del professor Schiavone, di Migrantes, di tante istituzioni che ci aiutano in questo senso. Sta nell'azione che si viene fatta a Trieste, anche di sostegno a tante associazioni, penso anche all'Associazione Famiglie Nuove. Penso al sostegno e all'incoraggiamento di persone che anche a livello politico e nelle istituzioni europee hanno probabilmente necessità che ci sia un sostegno forte, perché guardate, l'abbiamo visto in questi giorni, qualcosa su Avvenire, qualche altro articolo, ma in realtà anche l'appello, guardate, che è firmato da tantissimi
parlamentari europei, quello che porta la prima firma di Pietro Bartolo, da personaggi della cultura, da personaggi dello spettacolo, da stilisti, e però non ha trovato molte righe nei giornali, nei nostri giornali. Quindi, come dire, è un problema dimenticato, è un problema che trova abbandono anche da parte dei mass media. Un sostegno che va fatto alla petizione, per esempio, della rete rivolta ai Balcani. A me ha fatto piacere, perché insomma sono già 36 associazioni già messe in rete, rivolte ai Balcani. È già un grande risultato. Come non sostenerlo? Come non sostenerlo non soltanto con la firma, quella petizione che è stata fatta perché si fermi lo scacchiere della disumanità, perché è un crimine contro l'umanità. Quindi va fatto con forza, va incoraggiato, va sostenuto in tutti i modi, come si sta facendo anche in Germania. Ma forse non basta. Ecco, io credo che dobbiamo, nel dire no a un'Europa che, come diciamo nel documento, sembra aver smarrito le coordinate della propria umanità, della propria civiltà, nel costruire, come ci chiede l'Europa in questo momento, una conferenza sul futuro dell'Europa, in cui chiede ai cittadini, alle associazioni di intervenire, che Europa volete? Ecco, partire da qui. Intanto vi diciamo quella che non vogliamo. Quella che non vogliamo, quella che combattiamo perché è contro i diritti umani. Poi vi diciamo anche come la vogliamo, riprendendo la Costituzione stessa dell'Unione Europea, andando a rivedere il Trattato di Lisbona, che riprende quelle enunciazioni, che mette la dignità umana come principio inalienabile. E diciamo nel nostro documento che chiediamo una missione umanitaria immediata, con la partecipazione e il coinvolgimento dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Chiediamo una missione umanitaria europea. Chiediamo in questa occasione, perché c'è, come dire, un grido immediato, ma lo vogliamo in maniera sistematica, forte, una politica per le migrazioni che tenga conto di un'equa distribuzione, che tenga conto del coinvolgimento di tutti i paesi europei, e che in questo momento, domani è l'Epifania, no? Arrivano tre maggi, no? E mi sembra, come dire, anche che dobbiamo lanciare un messaggio anche di questo tipo, che dobbiamo alla nostra storia, alla nostra civiltà, lo dobbiamo a noi stessi, e crediamo che insomma la fraternità anche in politica e prima delle nostre appartenenze significa soprattutto questo, significa riconoscere, come dire, in ogni persona umana un altro di noi, non è un estraneo, e mi pare che insomma parlo a persone che lo testimoniano, che vedo qui di fronte, che l'hanno testimoniato con la propria vita, dando proprio la vita. Ecco, quindi mi pare che tutto questo sia politica, e tutto ciò che non comprende nella politica questo valore è altra cosa, magari ricerca del potere, magari ricerca del consenso. Ma dobbiamo cercare insomma di fare in modo, unendo le tante forze che già ci sono, mettendone insieme anche tante altre, che questi principi diventino effettività, diventino fatti. Insomma, siamo un po' stanchi anche di tante enunciazioni, abbiamo bisogno di fatti. Allora, Pietro Bartolo ci ha dato alcune date e chiudo. Le commissioni, l'11, il 13 gennaio, tra qualche giorno, a metà mese, la plenaria, la commissione anche con i ministri, con il commissario Borrell. Ecco, fare in modo che ci sia una presa di posizione la più forte possibile e aiutare in questo senso con tutti gli strumenti che abbiamo, anche dando ai cittadini, anche attraverso la firma della petizione, la possibilità anche un po' di indignarsi, di far vedere la realtà, di mostrare quelle immagini drammatiche che giungono dalla Bosnia e di dire insomma bisogna cambiare, bisogna svoltare. Grazie. Grazie a Mario Bruno, che ci ha indicato proprio la particolare attenzione nei confronti della costruzione del nemico interno, della paura, no? Invece appunto il riconoscimento dell'altro come possiamo dirlo, come fratello, come sorella, come qualcuno che mi appartiene, che non mi è indifferente, che chiede una risposta, che però non sia retorica. Noi siamo maestri nel parlare sempre di centralità della persona umana, di generatività, maestri di formule le più originali, le più fantasiose.
Però poi bisogna entrare nel merito, bisogna essere concreti, conoscere per capire e poi per agire. Se io conosco e capisco forse e non agisco, voglio dire il massimo della impotenza, della inanità. Per questo ti chiedevo prima, ho già chiesto a Silvia Maraone, un suo parere sul tipo di intervento che prima è stato delineato in maniera particolare per quanto riguarda, no, la questione dell'intervento umanitario, comunque quello che lei ritiene più opportuno dal suo punto di vista, dalla sua prospettiva. Grazie. Ma, dalla mia prospettiva, la prima cosa che vorrei rimarcare è il fatto che, come si dice anche nei vari film, no? Non bisognerebbe mai scendere a patti con i criminali, nel senso che qui quando si parla di criminali noi stiamo parlando degli stati che in un certo senso stiamo anche finanziando fuori frontiera per tenere le persone in transito in condizioni inumane, e noi stiamo appunto dialogando e pagando delle strutture che hanno grande collusione con tutto il sistema di trafficking, perché appunto c'è una forte connessione anche con i trafficanti e con tutto quello che riguarda appunto lo spostamento forzoso di migranti che poi vengono anche utilizzati come bomba umana. Perché se vi ricordate, questo scorso anno, poco prima che si parlasse del corona, avevamo anche sulla frontiera turco-greca una situazione esplosiva che si stava appunto esasperando e della quale poi ci siamo tutti quanti dimenticati, perché appunto siamo stati fermati da quella che è stato l'episodio molto più grave della pandemia mondiale. Ma il governo turco aveva detto che non avrebbe più controllato i propri confini e che non avrebbe più controllato i 4 milioni di richiedenti asilo, rifugiati e migranti che stavano sul confine appunto europeo. Quindi appunto secondo me scendere a patti con la Turchia o con la Libia non è proprio la strategia migliore che l'Europa o singoli paesi come il nostro per esempio avrebbero dovuto fare. E dovremmo anche smettere di finanziare le polizie fasciste che stanno massacrando le persone innocenti sui confini d'Europa e dentro l'Europa, perché tra l'altro le persone che passano lungo la rotta balcanica sono già entrate in Europa, sono già in Grecia, la Grecia fa parte dell'Unione Europea e la Grecia non è in grado, così come l'Italia o la Spagna, i paesi di sbarco cosiddetti, di gestire da sola tutto questo, per cui è ovvio che l'alleanza politica sulle basi dei diritti umani che fondano l'Unione Europea sono l'unica strategia, per cui io sono a favore di quelli che potrebbero essere definiti non tanto corridoi umanitari, perché sarebbero veramente difficilissimi da gestire, ma anche andrebbero applicati su determinati casi specifici, ma di quelli che sono i cosiddetti visti umanitari. Il motivo, ci dimentichiamo di dire, perché queste persone arrivano attraverso queste rotte, non è certo perché gli piace mettere a rischio la propria vita sui barconi nel Mediterraneo o nei deserti dell'Iran, della Turchia o nei barchini che affondano tra la Turchia e la Grecia o nei crepacci della Bosnia, nei fiumi della Bosnia. Questa gente parte in questo modo perché è costretta a farlo nel momento in cui il loro passaporto non ha valore e le loro richieste di visto vengono inascoltate. Per cui, al di là di quelli che potrebbero essere definiti i cosiddetti migranti economici, a cui anche a loro andrebbe data una chance per poter arrivare in Europa, per poter applicare, per poter arrivare legalmente, per cui parliamo di legalità, offrire possibilità legali di arrivare e visti umanitari per le persone che provengono da determinati contesti, quale lo scenario ovviamente più ampio potrebbe essere quello della Siria, ma sappiamo benissimo la quantità, o forse non sappiamo, la quantità di micro conflitti che purtroppo stanno ancora incendiando tanti paesi appunto del Medio Oriente, dell'Africa centro-meridionale, dell'Asia centro-meridionale e di tutta l'Africa. Quindi appunto trovare un meccanismo che permetta a queste persone di arrivare in maniera salva. Ma questo meccanismo perché dà così fastidio? Perché abbatterebbe il traffico, perché abbatterebbe le mafie. Perché qui stiamo parlando di rotte, la rotta balcanica non è nata per trasportare le persone, la rotta balcanica nasce per trasportare l'eroina dall'Afghanistan fino a Londra passando attraverso l'Europa. È una rotta fatta di polizie corrotte, di frontiere corrotte, casse di eroina, casse di armi che vanno avanti e indietro per tutta l'Europa con doganieri, frontalieri che appunto si girano e prendono la mazzetta e stati che permettono questo passaggio. Ma ce ne ricordiamo sempre quando succede qualcosa di eclatante, no? Allora forse è questo che andrebbe rivisto. Non andrebbero finanziate le missioni come Frontex, ma andrebbero finanziate le missioni umanitarie. Bisognerebbe smettere di criminalizzare la solidarietà e farsi sentire più forte quando persone come noi che operano sui territori, che siano sulle barche nel Mediterraneo o che siano sui confini di terra, vengono accusate di essere noi trafficanti.
Cioè, questo è veramente l'ora di smettere di parlare di queste cose, di fare in modo che le persone vengano ascoltate nei loro diritti. Diritto di solidarietà e diritto di muoversi. Per cui, appunto, credo che le parole che sono già state dette, il fatto che l'Europa continui a interrogarsi sia necessario, mandatorio, e che sia il nostro compito di cittadini di questa Europa, solidali che siamo o che ancora ci stiamo svegliando e forse stiamo imparando qualcosa di nuovo questa sera attraverso questa conferenza, ecco, richiediamo quelle che sono le basi di una giustizia, di un'uguaglianza che dovrebbe essere appunto di tutti. Non capisco perché ragazzi italiani sono cervelli in fuga, ingegneri e dottori che ho incontrato dell'Afghanistan, dell'Iran, della Siria sono dei disgraziati perché vengono a rubarci il lavoro. Qual è la differenza tra un ragazzo di 20 anni che ho visto attraversare i fiumi in Bosnia e che adesso ha ottenuto il rifugio, quindi l'asilo, ed è un rifugiato a Parigi, perché lui ha dovuto rischiare la vita tenendo per mano la sua fidanzata attraverso quei fiumi e quei boschi? E perché mio cugino di 20 anni invece può andare in America semplicemente applicando online a un visto? Qual è la differenza? Cioè, qual è la differenza? È tutto qua, non credo che ci voglia molto altro, non stiamo inventando delle cose particolarmente importanti. È ovvio che bisognerebbe fare i cosiddetti ricollocamenti, e non solo dei poveri 4 milioni di persone che si trovano in Turchia, ma di tutte le persone che si trovano nei lager. I grandi campi che noi finanziamo in Grecia, così come in Serbia, in Croazia, questi campi con 3.000 persone sono dei lager, e li gestisce l'IOM e l'UNHCR, e purtroppo con i nostri soldi. E non ci sono a volte altre soluzioni. Io sono la prima che dice che purtroppo il Bira va riaperto, e sono la prima che ogni volta che entra al Bira in Bosnia Erzegovina, questo campo, in questa fabbrica di frigoriferi, mi viene da vomitare dall'odore, dall'inumanità, dal modo in cui trattiamo le persone. Moria in Grecia è un esempio che tutti quanti conosciamo. È l'esempio, ma quante ce ne sono di morie in giro per tutta l'Europa e appena fuori dall'Europa, alle porte della nostra Europa? È questo che vogliamo? Non lo so. Le possibilità io credo che ci sarebbero, si tratta di fare una rivoluzione anche culturale, perché troppo spesso stiamo zitti e lasciamo che certe, come dire, dichiarazioni le vengano appunto dette, fatte determinate prese di posizione senza che siamo in grado, perché siamo persone civili ed educate, troppo civili e troppo educate a volte, per ribadire ai fascisti che non c'è spazio per queste cose. Ecco, questa è la mia opinione personale, però credo che sia giusto riflettere in questi termini. Grazie, appunto, voglio dire, no, con questa veemenza, ed è che ci troviamo di fronte ad un problema serio e che ci interpella profondamente. La questione dell'apertura delle frontiere, comunque la possibilità, che come viene intesa più delle volte, che qualsiasi cedimento di carattere umanitario, comunque che risponda ai criteri di diritti umani, diventa un fattore di attrazione, quindi diventa un problema destabilizzante. Una delle tesi predominanti, io non faccio riferimento alle tesi sull'invasione, sulla colonizzazione, sull'invasione, sul fatto della sostituzione etnica, no? Che sono alcune, voglio dire, punti di riferimento nella lettura di questo fenomeno. Però la questione del polo d'attrazione, che poi diventa ingestibile, è un criterio politico che più delle volte diventa determinante anche per coloro i quali hanno un'impostazione di carattere, diciamo così, più attento ai diritti umani, almeno teoricamente, no? Poi quando uno si trova ad operare non ci sono governi amici o nemici, bisogna essere liberi e come tali di prendere posizione, no? Quindi di essere capaci, come abbiamo anche cercato di fare relativamente alla questione della Grecia, cioè di Lesbo, dei campi di detenzione in Libia, che sono scandalosi, no? Quindi, e soprattutto delle nostre responsabilità. Noi tra l'altro affrontiamo le questioni del commercio degli armamenti, del nostro trasferimento di sistemi d'armi ai paesi in guerra, quindi non possiamo dire, voglio dire, di essere innocenti, di essere semplicemente umanitari, bisogna avere uno sguardo completo. Però io sulla questione dell'attrazione, io sul fattore di attrazione, no? Che diventa, voglio dire, il criterio del realismo politico, quello che diventa determinante, io su questo volevo un contributo da parte del professor Schiavone. Ma allora, potrebbe essere, potrei dirla con una battuta, cioè, e la profezia che si autoavvera, nel senso che se noi concentriamo, blocchiamo le persone, come abbiamo fatto in Turchia, a un certo punto ci troviamo di fronte a una situazione ingestibile. A un certo punto è vero che se non blocchiamo più,
non riusciamo a controllare. Ma perché non riusciamo a controllare? Perché non abbiamo nessuna strategia, perché abbiamo pensato che bloccare e far alzare a dismisura, no, il livello e creare una situazione ingestibile, come dire, era l'unica cosa che sappiamo fare. Poi la politica non guarda a lungo termine, guarda quello che avviene pochi mesi dopo, no? Non esiste più una politica di prospettiva, per cui quel che sarà fra 2 anni, diciamo, al politico meglio, diciamo, del momento non interessa. E quindi è, in un certo senso, è anche vero. È vero che noi oggi non sappiamo come risolvere la questione di 4 milioni di persone che non torneranno mai nei loro paesi, non possono restare in Turchia se non in minima parte e cercano di andare via. E, però non facciamo altro che ripetere sempre la stessa cosa. Quindi adesso non ci sono programmi di reinsediamento dalla Bosnia, perché? Perché c'è neanche dei minori, neanche dei disabili, neanche degli anziani, neanche di quelli che il game, no, come lo chiamano, non lo possono fare, non lo faranno mai, eh? E quindi non si capisce se passeranno la loro vita, moriranno lentamente, diventeranno anziani, non sappiamo cosa succederà di loro, sono lì, in Bosnia, senza status. Noi non facciamo i programmi di reinsediamento, neanche di questi, perché siamo terrorizzati di dare il segnale che puoi arrivare in Bosnia e qualcuno un giorno o l'altro ti prenderà e ti sposterà in Europa. Siamo terrorizzati. Ma la risposta non può essere che non lo facciamo. Perché no? Perché quando abbiamo fatto lo sciagurato accordo con la Turchia, che tra l'altro non ricordo che non è un accordo dell'Unione Europea, no? Tutti hanno passato come un accordo dell'Unione Europea, giuridicamente non lo è, la Corte di Giustizia ha già detto, quindi è una finzione. I 28 stati hanno fatto una gigantesca finzione, hanno firmato tutti quanti lo stesso accordo, ma non è un accordo dell'Unione Europea, perché non sarebbe stato legale. Bene, quando abbiamo fatto quell'accordo abbiamo detto, no, miseramente scritto, che avremmo fatto i reinsediamenti dalla Grecia, non li abbiamo fatti, che avremmo preso le quote, che avremmo fatto i programmi di reinsediamento, non sarebbe stato facile. È chiaro che non è facile affrontare crisi come quella siriana, come quella afghana, come non è neanche detto che dobbiamo affrontarla solo con le questioni dell'asilo, eh. Io sono grande sostenitore degli interventi, no, nei paesi di origine per limitare, no, chiaramente le fughe, però dobbiamo farli, però, questi interventi, e farli sul serio nell'ottica dello sviluppo, no, non quello che abbiamo fatto fino adesso. Quindi non vorrei aprire un'altra pagina. Restiamo su questa. Non sapendo cosa fare e non volendolo fare, ripeto, assistiamo al livello dell'acqua nella diga che sale, sale, sale sempre di più. E poi vendiamo in pasto a noi stessi e all'opinione pubblica la tesi del pull factor, no? Ma c'è qualcosa che non va, no? Perché certo quella diga ti sovrasta in questo momento e hai paura di prendere, no? Come dire, anche soltanto una piccola pentola di quell'acqua. Ma il punto è che dobbiamo uscire da questo circolo vizioso. La questione del reinsediamento da paesi, diciamo, che non possono tenere i rifugiati, da paesi terzi, che non possono tenere i rifugiati verso le aree del mondo più sicure, invece del quale questo insediamento è possibile, come l'Europa, tra l'altro un continente in spaventosa crisi demografica, in spaventoso declino, che è dove il tasso di presenti, il tasso la percentuale di richiedenti asilo e rifugiati per abitante è dello 0,5%. Oggi. Quindi ci rendiamo conto di cosa parliamo. Ecco, politiche di questo tipo dobbiamo metterle in atto. È una strategia completamente diversa da quella attuale. Ma invece siamo indirizzati nella direzione opposta, esattamente opposta. Siamo terrorizzati degli arrivi. È una sorta di cupo terrore, di una sorta quasi. C'è qualcosa probabilmente che va oltre la razionalità, no? che ha a che fare, no, con le dimensioni più oscure anche della nostra vita. Le proposte che noi oggi facciamo sul piano politico e giuridico sono folli, inapplicabili, giuridicamente, no, lesive dei diritti fondamentali, e tra l'altro non le potremo fare. Come Pietro sa perfetto, per esempio, la proposta della Commissione
sul famoso patto sull'immigrazione e l'asilo, è un concetto, voglio dire stasera, come dire in maniera colloquiale, insomma, non è soltanto sbagliata, assurda, è proprio un concentrato di follia, perché è basata su due presupposti. Il primo è: blocco tutti fuori, tutti, cerco di bloccare tutti. I piani di reinsediamento sono scomparsi dallo scenario. E quelli che malauguratamente arriveranno, li blocco nei paesi di primo ingresso. Cioè, esattamente l'opposto della redistribuzione. Cioè, quindi, in un colpo solo, è sparita l'ipotesi della redistribuzione nell'Unione Europea, quindi la riforma di Dublino come era stata pensata in passato, ed è sparito ogni programma vero, mai attuato, neanche in passato lo devo dire, ma almeno non negato, di reinsediamento dai paesi terzi. Cioè noi siamo in un tunnel, guardiamo per terra, guardiamo il muro, non riusciamo a togliere lo sguardo da quel muro, però la storia va avanti. Cioè, guardando probabilmente in retrospettiva quello che siamo, quello che abbiamo fatto, si chiederanno un giorno, ma chi erano questi? No? Come potevano pensare questo, no? Perché erano tanto incapaci? Anche nei nostri confronti, perché, ripeto, l'Europa oggi si trova in una condizione in cui deve fare un piano per l'immigrazione. È anche gigantesco, no? Lo sappiamo, dato in Italia. Però, ripeto, siamo in questa paralisi. Quindi la tesi del pull factor va spiegata dentro questa dimensione di irrazionalità profonda. E su questo dobbiamo ritornare, e tra l'altro voglio dire, per ritornare, siccome non possiamo fare le cose in maniera estemporanea, ma bisogna continuare, voglio dire, quindi dare aggiornamento, io chiederei anche agli altri, che i nostri interlocutori, di dire come possiamo, cioè che appuntamenti ci possiamo dare a breve. Noi, voglio dire, con gli amici della Germania, voglio dire, vogliamo dare una testimonianza su Città Nuova, anche raccontare quello che sta avvenendo, il rapporto che c'è, la rete di rapporti che si sono stati attivati, come per esempio, come è stato citato anche, ed è un fattore di consolazione, il fatto che sul fronte orientale, proprio su Trieste, su Friuli Venezia Giulia, ci sia una presenza, una rete concreta di associazioni, di realtà, di un pezzo di umanità che è accogliente, che si pone non solamente come denuncia, ma come proposta, voglio dire, no? Quindi questo è una, quindi voglio dire, dalla Germania possiamo avere questo tipo di contributo che chiediamo qui in diretta, dico bene? Herman? Bene, grazie. Vorrei dire che i problemi della terra sono grandissimi, per questo la visione della fratellanza universale, mondiale, e questa è la soluzione. Nella nostra città di Solingen abbiamo incominciato di aiutare l'isola Lesbos, perché una dei nostri amici è nato in Grecia e il marito a Lesbos. E così loro hanno incominciato subito, adesso 6 anni fa, 2015, quando tanti rifugiati sono arrivati a Lesbos. Noi nel mese di novembre abbiamo fatto una cosa, abbiamo portato 100 sedie davanti al municipio, vuote, per mostrare abbiamo ancora posti per loro dalle isole. E il nostro sindaco ha detto: noi abbiamo dato la possibilità a 3.000 persone di entrare in Germania, e adesso abbiamo ancora posti, e noi abbiamo questa esperienza di integrazione con tanti amici che hanno lavorato in questo campo. Così, un'altra cosa, abbiamo dato soldi per questa nave della Chiesa evangelica tedesca, che adesso è bloccato in Sivoc, in un porto, e non può prendere queste persone dal mare. Così
la fratellanza universale. Questa è la visione e per questo sono molto grato al MPPU di andare avanti in questo sogno. Ma deve essere una realtà, perché per noi è sempre un problema che sappiamo che 80 milioni di persone sono rifugiati in tutto il mondo. 80.000 persone, tutta la Germania. Questo è il numero. Perché noi sappiamo, speriamo che il mondo fa un piccolo passo avanti e non dimenticare il lavoro, per esempio, di Silvia e il team e di SOS Biagi e altri in Moria e in tanti lager in Africa e in tutto il mondo. Sì, grazie. Grazie, sì. Grazie, grazie, grazie. E quindi voglio dire, ci possiamo dare un appuntamento, voglio dire, dopo l'11 come aggiornamento, per capire anche, fare passo passo, voglio dire, quello che è l'attività a livello del parlamentare europeo, a livello italiano. E, dottor Bartolo, se ci vuole dire, ci possiamo dare un appuntamento a breve anche con Mario Bruno, voglio dire, no? Anche, non deve essere per forza così un incontro lungo, ma diciamo di aggiornamento in tempo reale. Anche perché così possiamo partecipare e capire come seguire concretamente questo percorso. Ma sì, sì, sicuramente vi terrò informati. Io sto organizzando anche perché sono stato, come dire, sollecitato dai miei colleghi, stiamo organizzando una missione proprio entro, subito dopo la plenaria, credo, una missione tra diversi europarlamentari, ma anche deputati italiani, insomma, e anche giornalisti. Andremo a fare andremo in quei luoghi, in Croazia, in Bosnia, cercheremo di andare a vedere la situazione, che già sappiamo, però vogliamo dare un segnale forte all'Europa, perché l'Europa si deve svegliare, l'Europa deve capire che non può, il fenomeno della migrazione, come diceva Gianfranco, il fenomeno della migrazione non può essere contrastato, e d'altronde sono 30 anni che parliamo del fenomeno della migrazione, è come se fosse un fatto sempre di emergenza, è un fatto strutturale, il fenomeno della migrazione è sempre esistito, esisterà sempre, e ce ne dobbiamo fare una ragione, quindi dobbiamo affrontarlo non con il contrasto, come previsto anche dal nuovo patto sulla migrazione. Pensate che diciamo in questo dossier del patto sulla migrazione, se togliamo la parola al rimpatrio, resta ben poco. Quindi si parla del rimpatrio, si parla di rafforzare le frontiere, si parla di prendere accordi con paesi terzi, quindi si parla di contrasto, di dissuadere queste persone, ma queste persone, figuratevi, che partono, che sono costretti, che non hanno alternativa, figuriamoci se spaventano dal fatto che possono essere rimpatriati, ma è veramente assurdo. Il fenomeno della migrazione va governato anche perché, insomma, come diceva Gianfranco, l'Europa è un forte declino demografico, fra 10-15 anni forse sarà una grandissima RSA, una grande RSA, e invece di queste persone noi abbiamo, io addio, tra virgolette, abbiamo di bisogno, è come se ne abbiamo di bisogno, il Covid è venuto a dirci tutte queste cose, quindi dobbiamo semplicemente prendere la parte buona che è venuta a dirci, abbiamo perso tante vite, però ci ha fatto capire quanti errori abbiamo fatto, e su questo dobbiamo cominciare a ragionare. Io spero che, diciamo, verso, come dire, subito dopo il 15, verso il 15, 16, 17 di gennaio, potrò darvi, diciamo, delle indicazioni, potrò dirvi quello che sta succedendo in Europa, sarò ben felice di darvi delle buone notizie, però per questo ci batteremo. So che dalla nostra parte ci sono tantissimi, perché non sono tutti negativi, tantissime persone, sono gli spagnoli, i portoghesi, sono i francesi, i tedeschi, sono delle persone straordinarie che credono in certi valori, valori su cui si basa la nostra Europa, quell'Europa che i padri fondatori si sono basati su quei valori che sono i diritti umani, il rispetto dei diritti umani, del diritto alla vita, lo Stato di diritto. Su questi valori si è formata l'Europa, e su questa è la strada che dobbiamo riprendere. Io sono certo che riusciremo a ritrovare la strada maestra, quella dell'umanità, come si dice spesso, come dice Papa Francesco, ma come tutte quelle persone che, ecco, stanno dalla nostra parte. Sono certo che
le cose cambieranno in bene. Certamente bisogna fare in modo anche che ci sia una narrazione, quella reale, non perché purtroppo c'è stata fatta una narrazione che ha posto dei pregiudizi, che ha posto dei muri mentali, e questa diciamo narrazione basata tutta su delle menzogne, su delle bugie, che sono come quelle di dire che c'è l'invasione. Ma non è vero. Ma dov'è questa invasione? Stiamo parlando veramente di numeri ridicoli. Le vere migrazioni sono all'altra parte, sono fra gli stati africani stessi, eppure loro riescono a fare quello che noi non sappiamo fare. E allora ecco che bisogna, come dire, governare il fenomeno della migrazione, e sicuramente l'Europa deve dare le risposte. Risposte che ha dato rispetto a quella che è stata la pandemia, e siamo riusciti per la prima volta nella storia d'Europa a dare delle risposte importanti. Anche se in primo momento qualcuno se l'ha messo per traverso, però poi siamo riusciti a trovare tutti quegli strumenti e a affrontare il fenomeno della pandemia come un fenomeno che interessava tutta l'Europa. Ecco, dobbiamo fare in modo che l'Europa affronti il fenomeno della migrazione come un problema che interessa tutta l'Europa. E non possono essere delegati solo i paesi di primo ingresso, di prima approdo, come la Spagna, come l'Italia, come Malta, Cipro e come anche la Grecia. Non è possibile assolutamente, ma deve essere affrontato da tutta l'Europa insieme. E solo in questo modo sicuramente possiamo dare delle risposte positive a questo fenomeno e evitare che tutta questa gente possa così soffrire, perché quando una parte dell'umanità soffre, tutta l'umanità che soffre, tutta. E pensa, credetemi, io ho visto tante cose, ma tante cose brutte che nessun uomo deve vedere. Nessuno. E non è possibile che noi dobbiamo comportarci in questo modo. Non è possibile. E io sono certo che riusciremo a vincere questa battaglia, riusciremo a trovare la strada maestra, quella dei valori che ci appartengono, che sono del rispetto, il rispetto delle persone, rispetto dell'altro, amore per gli altri. Questa è la strada maestra. Ce la faremo, sono certo. Io sono 30 anni che sono positivo, 30 anni che io mi occupo di queste persone, e se io sono nel Parlamento europeo è per queste persone e non per altro. Certo, sono anche un membro della Commissione Pesca, va bene anche quello, ma ecco, io ho scelto di entrare in politica perché credo nella politica. La politica è quella che è fatta con passione, la politica che è fatta con competenza, la politica che è fatta con amore, quella politica, quella vera, e non quella che qualcuno stanno facendo, che non fanno altro che, ecco, basarsi sulla cultura dell'odio, del rancore. Questo non ci appartiene. Ecco che noi invece dobbiamo trovare quella strada maestra, e se facciamo questo sicuramente faremo onore all'umanità intera. Noi dobbiamo stare sempre a testa alta, non mollare mai e non farci abbattere da nessuno. Grazie a tutti voi. Presto vi darò notizie su quello che verrà fatto in Europa, ma forse vi chiederò anche aiuto per poterci sostenere, come diceva, perché tutti dobbiamo lavorare perché queste soluzioni si possano trovare in breve tempo. E appunto noi cerchiamo di portare avanti un dialogo aperto con tutti, e quindi a partire da questa posizione cerchiamo di stimolare un dialogo con ciascuno, anche per capire le ragioni profonde, no, del legame sociale e del legame politico come nazione, come Europa. E, ovviamente la questione demografica, il giro demografico non si risolve con la situazione, con l'immigrazione. Quindi le teorie sulle non sono queste qui. La questione dell'accoglienza è l'espressione di una giustizia sociale, di una società fondata sulla fraternità, che permette poi come tale anche l'accoglienza della vita umana, quindi per mettere le condizioni per le famiglie, per crescere, perché in un'ottica aperta si è capaci poi di essere capaci di accoglienti a 360 gradi. Noi diciamo sempre che la vita va accolta sempre, voglio dire, quindi senza fare nessuna cesura. E questa è la prospettiva globale in cui ci poniamo. In questo senso il lavoro del movimento politico ha questa pretesa, voglio dire, che può sembrare ingenua e folle, di puntare sulla fraternità, proprio lì dove magari si è positivi, si è dentro una grande pandemia, siamo dentro, la pandemia ci porta pure a fare questi collegamenti che altrimenti non avremmo mai immaginato di fare, no? E invece ci dà la possibilità di poterlo sperimentare. Quindi con Mario e Bruno chiederei appunto l'impegno di poterci sentire a breve, quindi non solamente aggiornamento, ma capire man mano passo come proseguire.
Assolutamente sì, i giovani in questo tempo di pandemia ci hanno detto che dobbiamo osare prenderci cura, quindi osare prenderci cura delle persone, di tutte le persone. Io ho fatto il sindaco fino a un anno fa nel mio comune, Alghero. Vi dico soltanto questa breve storia. Noi siamo partiti da un centro di seconda accoglienza, poi lo dico soprattutto al professor Schiavone, abbiamo immediatamente creato gli SPRAR e cercato insomma di davvero di realizzare una misura di famiglia, no, per queste persone. Uno di questi arrivava dalla Costa d'Avorio, Igor, con sua moglie, da una situazione di violenza, e nella mia città hanno concepito il loro figlio David, mi hanno chiesto da sindaco di poter essere il padrino di battesimo, e dopo 4 anni Igor è ora laureato in urbanistica, proprio ad Alghero, brillante, sono stato proprio per Natale a casa loro, ed è solo una delle tante esperienze, no, che naturalmente non fa un sindaco da solo, ma una rete di associazioni, un'università, circoli teatrali, associazioni culturali, che si mettono insieme per dire le persone hanno un valore, tutte le persone hanno un valore, hanno un diritto al futuro, e ciascuno ha un diritto al futuro, al proprio futuro, e quindi mi sembra che, come dire, che già da queste piccole esperienze noi possiamo anche rafforzarci. È bello anche raccontare, Carlo, magari anche esperienze positive, no? che ci sono state, grazie proprio al lavoro di chi anche ha creato le condizioni, e le vedo qui di fronte. E mi pare che, insomma, come dire, dobbiamo anche incoraggiarci, perché non soltanto non dobbiamo mollare, ma ci sono tante buone prassi, buone esperienze che si possono raccontare per essere testimoni credibili. Ecco. E quindi, insomma, un grazie a tutti e ci rivedremo senz'altro presto. Benissimo, quindi grazie da Città Nuova, grazie per questo percorso che possiamo portare avanti insieme, e ci vedremo su questi schermi. Abbiamo mantenuto, voglio dire, l'ora e mezza di necessario approfondimento e di ascolto, pur partendo in ritardo. L'abbiamo registrato e lo manderemo poi sul nostro canale YouTube. Intanto grazie, vedo che siamo ancora, nonostante l'orario, oltre 250 persone in linea. Quindi vuol dire che ci poniamo delle domande e cerchiamo di trovare insieme le risposte. Grazie a tutti, grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao Gianfranco, ciao Mario, ciao a tutti gli ascoltatori.